Dunque, una piccola errata corrige, nel senso che qualche giorno fa abbiamo, anzi, quando è stato ieri, abbiamo intervistato Giorgio Bellemo, presidente Ascot, nel contesto turistico del giorno, anche per avere così un parere di come è andata la manifestazione che si era svolta a Roma il 10 marzo scorso. E in quel contesto il Giorgio Bellemo aveva appunto ricordato che venerdì 18 marzo alle ore 17 è convocata la commissione che parlerà del ponte della Fossetta, di cui abbiamo parlato già altre volte, e del ponte Anticuneo Salino sul Brenta, perché sapete che facendo un aggiornamento, il ponte, i lavori avrebbero dovuto essere iniziare a marzo, ma in seguito alle varie problematiche dovute all'aumento delle materie prime e tutta un'altra serie di costi, praticamente le aziende non possono iniziare a lavorare se non verranno rivisti i costi, praticamente, quindi i bandi, gli appalti e quello che è. In quell'occasione Giorgio Bellemo ieri diceva che non hanno invitato le categorie, invece hanno invitato le categorie, ci sono tutte le categorie praticamente. Ci sono anche i presidenti delle frazioni, Crepaldi Ortensio di Calino, Maurizio Bergo per Cavanella, Roberto Bonollo per Sant'Anna, e ci sono anche le darsene, cioè praticamente coloro, in particolare il buon Marino Masiero, che è il promotore di tutte le cause che sono state fatte per bloccare il ponte sul Brenta Cuneo Salino, e viene invitato. Quindi praticamente i responsabili del danno che è stata fatta alla comunità. In questo momento che c'è anche un problema di ieri c'è stato il presidente Zaia che parlava, abbiamo anche pubblicato il video prima, che parlava dell'importanza che adesso di valorizzare i nostri contadini, quindi che possano, diciamo, coltivare, perché non si sa mai, visto le problematiche geopolitiche di cui abbiamo visto, stiamo vedendo gli ultimi sviluppi, parlando sinteticamente. Con la guerra in Ucraina dobbiamo spingere di più per i nostri agricoltori oggi stanno soffrendo perché il Brenta e l'Adige, ma soprattutto il Brenta, sono praticamente sono salati, stanno diventando salati e quindi senza la barriera del Cuneo Salino viene su e il territorio si sta salinificando. Non piove da mesi, anche ieri abbiamo sentito uno dei titolari di diciamo della Val Granda, Fabio Fioroni. È una situazione drammatica. Quindi, domani, quando, venerdì, quando ci saranno questi qua, io credo che bisognerà ringraziare il Marino Masiero dei danni enormi che ha fatto al nostro territorio. Non c'è più acqua, l'acqua nei fiumi da cui attingiamo noi cercando di rubarla al mare, l'acqua nei fiumi ha già una salinità che è eccezionalmente alta e sicuramente non è utilizzabile per l'irrigazione dei campi. E quindi dalle riprese e già alle mie spalle vedete che la situazione delle colture è tragica. Noi dobbiamo affrontare adesso un altro mese e mezzo di siccità, di carenza idrica e di quant'altro, se non pioverà e non sappiamo come irrigare i campi. Tra l'altro qui facciamo anche, mettiamo a dimora tanti alberi non per reddito ma finalizzati all'ambiente. E questi alberi stanno morendo di sete, dobbiamo prelevare acqua dall'acquedotto per fare un'irrigazione di soccorso già adesso, ripeto. Perché queste piante non Il muoiono. video che vedete è dell'anno scorso, c'era quella situazione in praticamente piena estate, poi per fortunatamente è piovuta, quindi la situazione, diciamo, tutto sommato è andata bene. Quest'anno siamo adesso a marzo, c'è una situazione ancora più siccitosa e siamo a marzo, quindi figuratevi con l'aggiunta che c'è il Brenta che è salato. Domani, visto che non so come hanno invitato anche chi sono i responsabili di tutto questo, spero che qualcuno glielo ricordi, che ringrazi dei danni che ha fatto a tutta la comunità.